Giancarlo Petti del gruppo folcloristico I Toma Toma di Montefalcone, quest'anno per la prima volta all'interno del Festival del Folklore di Campobasso organizzato dalla Polifonica Monforte, con gli strumenti pronti, tanti ragazzi del gruppo fieri di indossare il costume tipico. Sì, buonasera. Allora, facendo riferimento ai giovani, è uno dei nostri motivi di orgoglio. Noi siamo rimasti ormai in pochi fondatori del gruppo Folk, ormai da 38 anni, però siamo felici di aver trasmesso ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ragazzi questa voglia di rispecchiarsi in quelle che erano le tradizioni, quindi quella che era anche la vita quotidiana dei nostri genitori, dei nostri padri. Ripeto, per noi è un risultato molto positivo. Siamo fieri di aver trasmesso loro l'amore, la voglia di portare avanti alcuni valori. Siamo addirittura riusciti a trasmettere la voglia di riscoprire, di valorizzare, ma soprattutto di costruire, di saper costruire alcuni strumenti popolari abbandonati come zampogna, ciaramella, flauti di canna e anche qualche strumento a corda, quindi chitarre, mandolini. Qual è la musica e quali sono i canti che portate in scena? Il nostro repertorio si rifà a quelle che erano le danze, i canti tipici del ciclo calendariale popolare. Quindi si comincia con la raccolta delle olive, poi le feste natalizie, quelle di carnevale, e poi con specifico riferimento ad alcune lavorazioni, quindi la raccolta delle olive già detta, poi la coltivazione del lino, la trasformazione, quindi lavorazione e trasformazione del lino, fino alle feste di fidanzamento, quindi di corteggiamento, di fidanzamento. Quanti sono i membri del gruppo Toma Toma? Attualmente siamo circa 50, di cui oltre 30 minorenni, e questo, ripeto, è un grande motivo di orgoglio. Vediamo che è già munito di uno degli strumenti. Sì, questo è uno dei nostri strumenti, è una ciaramella e sarebbe un oboe popolare che, ripeto, noi stessi costruiamo, quindi a partire dalla scelta del legno, quindi la selezione di alcuni alberi particolari adatti poi alla trasformazione, ad essere trasformati in strumento musicale, fino alla realizzazione e quindi all'uso durante lo spettacolo. I ragazzi sono bravi a imparare le canzoni, le musiche, a costruire gli strumenti. Sono bravissimi, hanno molta pazienza, non è facile perché i giovani di oggi chiaramente hanno tante altre distrazioni, chiamiamole così, quindi sono pieni di impegni sportivi, scolastici e anche hobbistici se vogliamo, ma loro ci seguono con voglia di imparare e con applicazione, quindi siamo fieri dei risultati raggiunti. Antonella e Francesco, due giovanissimi del gruppo I Toma Toma, da quanti anni fate parte di questo gruppo folcloristico? Da circa 12 anni più o meno, abbiamo iniziato da quando eravamo bambini e siamo cresciuti con il gruppo. Francesco? 15 anni all'incirca, avendo madre e padre che facevano parte del gruppo, sono stato sempre portato da piccolino in giro. Come vi trovate con il gruppo o con tutti gli altri ragazzi? Ci troviamo molto bene perché comunque siamo entrati a far parte del gruppo proprio perché eravamo un gruppo di amici e man mano siamo cresciuti insieme, quindi andando avanti ci siamo uniti sempre di più e per raggiungere poi anche ad ottimi risultati, soprattutto sul palco. Qual è il vostro impegno? Che cosa fate, portate in giro con il gruppo? Allora, noi portiamo canti popolari tradizionali del posto Montefalcone nel Sannio, un bellissimo paesino. Io suono anche l'organetto, strumento detto dubot, due bassi. E i balli, sempre ripresi dagli anziani del paese, portiamo in giro la nostra cultura, sperando che piaccia anche agli altri. La prima volta sul palco del Savoia oggi? No, non è la prima volta, siamo venuti al Savoia già alcuni anni fa, però
però per noi è sempre un'emozione, come se fosse la prima volta. Di grande emozione per questa sera, tutti insieme, diciamo anche con Giancarlo, che siete una cinquantina di persone nel gruppo, tanti giovani, anche minorenni, e questo è il bello, con le tradizioni, i giovani che vanno avanti. Sì, proprio questo fondere di diverse età, magari diversi hobby nella vita, ci ritroviamo tutti nel gruppo folcloristico e a cantare, ballare e divertirci insieme. La nostra puntata di Viaggio in Molise, dedicata al Festival del Folklore Città di Campobasso, termina qui. Vi ricordiamo di seguire tutte le nostre puntate sui canali 11 e 12 di Telemolise, sul canale tematico Molise Mio 212. Siamo al canale 96 per chi ci segue dall'Abruzzo e al canale 880 per chi ci segue dal Lazio. Siamo anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sulla pagina Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise. Noi ci vediamo con il nostro prossimo viaggio. Che le tempo che corrono, loro corrono e io mi sono fermata. Mo' è un periodo, lo brutto mondo. Ti devo fare la furba, sei capito? Caeta, mo' le marrone sono purpure vecchie. A una pensionata che l'aiuta la riscossa era la pensionzella, Duberband, la Pirunanna, poi la Mussanna rende un portone, la Spuglianna, e l'autopopolo soppavano pure la Pellecchia, che è la Purella.